Cortona è un palcoscenico incredibile, a parte la bellezza di questo festival, che trovo uno dei più interessanti eventi nel campo di fotografia in Italia, fatto da tantissime energie straordinarie di giovani, cioè, a lungo divagarsi sulla bellezza di questa iniziativa, di quale mi sento venerata onorata di essere ospite. Un gioco di parole. Partiamo dai tomb dei venerabili. E la chiesa di Sant'Antonio, e sono tanti Sant'Antonio, anche dentro questi lavori ci sono anche le foto del deserto egiziano dove nacque il pensiero sull'eremitaggio, sulla solitudine dell'uomo di fronte alla natura. Lo ritroviamo di fronte a tanti santi minori, Sant'Antonio anche, padroni, quelli che camminano nel deserto, ma anche quelli che fanno miracoli più ordinari, più quotidiani. È questa è aura di questo posto che si trasforma in questa luce incredibile, quasi onirica, ovattata, bianca, non so neanche definirla, dà una forza impressionante, gioia anche di esporre proprio qui. Quindi grazie. Hai parlato di solitudine adesso, ad esempio, però nelle tue foto non sembra esserci solitudine, c'è tanto spostamento, però c'è tanto gruppo in queste persone che si spostano, c'è tanta comunità, c'è tanto stare insieme anche nell'essere una minoranza. Come l'hai vissuto? C'è spesso anche una specie di bolgia, quasi, come una volta, più volte, ma una volta in particolare ho vissuto su una monte in Galilea, dove c'erano, mi hanno detto, poco dopo, 600.000 persone. 600.000, è inimmaginabile, a due passi dalle frontiere, quelle più pericolose di Israele. Però questa armata degli esausti Hasidim era completamente difesa e anche tenuta da grande rispetto anche delle frazioni più toste dell'Islam, solo forse per questo aspetto appunto della spiritualità pura che veniva riconosciuta anche dall'altra parte del fronte. Sono masse immense dove chi soffre agorafobia si perde, forse anch'io lo soffro, però allo stesso tempo la macchina mi protegge, mi aiuta di entrare dentro e mi dà la forza di affrontare, forse senza macchina fotografica mi sentirei completamente persa. Poi c'è la musica, il ritmo anche, in questi luoghi c'è tanta melodia che porta alla danza, c'è tanta musica, questo è l'evento collettivo per eccellenza. Ci sono momenti collettivi di molta intensità dove sicuramente il fotografo in qualche modo viene portato a essere a rischio della propria identità,